Se la cubatura dell'immobile non è conforme, c'è abuso del diritto per colui che ha richiesto l'agevolazione. Costituisce infatti abuso del diritto la pratica costruttiva di aggiramento delle disposizioni e anche dei regolamenti comunali circa la cubatura degli immobili per risparmiare sull'imposta di registro e o pagare meno di IVA. Anche le zone delle abitazioni non abitabili, poiché aventi soffitto basso, devono entrare nel calcolo della globale metratura, facendo perdere così l'agevolazione fiscale prima casa. L'abuso del diritto si ravvisa in ogni pratica che, pur se formalmente rispettosa del diritto comunitario interno, miri principalmente all'ottenimento di benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo.